Luca Onestini, dopo l'aereo di Paola Caruso, l'ex tronista batte un colpo sulla bonus. Luca Onestini, dopo l'aereo di Paola Caruso, l'ex tronista di Uomini e Donne batte un colpo sulla bonus. Che succede tra Paola Caruso e Luca Onestini? Per il momento nulla, visto che l'ex tronista di Uomini e Donne è ancora recluso nella casa del Grande Fratello VIP. Tuttavia, l'aereo che qualche giorno fa ha spedito la bonus per lui, con tanto di dedica d'amore esplicita, pare non essere stato scordato dal bolognese. Durante la cena, infatti, parlando del più e del meno, non appena che è stata l'occasione, ecco che l'ex Mister Italia ha nominato la bonus. Anche perché, guarda un po', l'argomento è poi finito sulla prima notte d'amore che attende gli inquilini della casa più spiata d'Italia una volta usciti dal reality. Andiamo a scoprire tutto. Grande Fratello VIP, Luca Onestini, Paola Caruso Special Guest. Bossari, visto il feeling amichevole che scorre tra Luca Onestini e Raffaello Tonon, durante la cena al GF VIP, ha lanciato l'idea di un format radiotelevisivo da proporre a una casa di produzione con protagonisti proprio gli Oneston. Tra le idee del conduttore di Mistero, anche quella, in un'ipotetica trasmissione, di ospitare personaggi dello spettacolo. A questo punto l'ex tronista, memore dell'aereo spedito nei suoi confronti dalla bonus di Avanti un altro, ha esclamato, Paola Caruso Special Guest. Insomma al bel bolognese quel regalino della showgirl è proprio piaciuto e soprattutto gli è rimasto proprio in testa. Tra una chiacchiera e l'altra è poi partito un brindisi sulla prima notte d'amore che attende gli inquilini una volta finito il reality e Daniele e Luca, idee sulla prima notte d'amore dopo il GF VIP. Bossari, sempre curioso e sempre carico di domande interessanti, ha chiesto a Luca cosa ha intenzione di fare la prima notte dopo il GF VIP, Luca, la prima notte d'amore? Speriamo presto, io sono single, ha replicato Onestini, facendo scrosciare i commenti degli inquilini circa le sue tante spasimanti, bonus compresa. Daniele invece è un po' timoroso, magari è flop totale. Ma è povera Filippa, ha ribattuto sempre Luca. A dir la verità, dopo aver visto la foga di lunedì scorso del conduttore durante l'incontro con la compagna, pare che le sue paure non siano del tutto fondate.